Ma posso versare l'assegno di mantenimento direttamente a mio figlio maggiorenne senza far passare il denaro per il tramite della mia ex moglie? Beh, vedi, se negli accordi di separazione è scritto che l'assegno per tuo figlio devi versarlo alla tua ex moglie, allora non puoi darlo direttamente a tuo figlio, anche se è maggiorenne, così scavalcando la tua ex. Il rischio di fatto è quello di poterti vedere richieste le somme di denaro dalla tua ex moglie, anche se tu in sostanza le hai già versate a tuo figlio. La soluzione per pagare direttamente a tuo figlio è una delle seguenti. Uno, modifichi gli accordi di separazione andando davanti al giudice affinché si pronunci sul punto. 2, la tua ex indica come soggetto indicatario o rappresentante ai sensi del 1188 del codice civile proprio tuo figlio. Ora, comunque, al di là del dato meramente civilistico, è chiaro che però in sede penale non possa essere mosso alcun addebito al papà, la cui condotta nella peggiore delle ipotesi non sarà comunque sorretta dal dolo. Almeno questo. Che stai?